Bentornati al corso Educa Italia, l'Italia che educa. Io sono Massimo Arcangeli. Oggi impariamo a scrivere e a leggere alcuni nomi di parti del corpo umano. Guardate questa immagine. Provate a dare un nome alle parti del corpo indicate. Sono tutte parole che già conoscete. Le avete riconosciute? Eccole. Collo, bocca, denti, orecchio, occhio, gomito, mano, dito, gamba, piede, impariamo ora altri nomi di parti del corpo. Guardiamo. Ecco ora i nomi delle parti del corpo indicate. Braccio, schiena, testa, pancia, ginocchio, polso, guancia, spalla. Ora rivediamo e risentiamo tutti i nomi delle parti del corpo umano incontrati. Bocca, denti, dito, gamba, collo, gomito, piede, mano, orecchio, occhio, braccio, schiena, testa, pancia, ginocchio, polso, guancia,
spalla. Guardate questa immagine. Collo, bocca, orecchio, occhio, gomito, mano, gamba, piede, braccio, schiena, testa, pancia, ginocchio, polso, guancia, spalla. Ora scriviamo qualche breve frase in corsivo con alcuni dei nomi che abbiamo appena incontrato. Scriviamo in stampatello solo la prima lettera dei nomi propri. I capelli di Diana sono biondi. I capelli di Diana sono biondi. Bruno ha gli occhi scuri. Bruno ha gli occhi scuri. Le parole biondo e scuro sono aggettivi. Questo è un piatto. Vediamo ora queste immagini. Qui c'è un piatto grande e c'è un piatto piccolo. Qui c'è un abito lungo e c'è un abito corto. Qui c'è un uomo alto e c'è un uomo basso. Gli aggettivi accompagnano i nomi. Grande, piccolo, lungo, corto, alto, basso. Sono aggettivi. Vediamo ora queste frasi in corsivo. Scriviamo in stampatello solo la prima lettera dei nomi propri. I capelli di Anna sono neri. I capelli di Anna sono neri. Claudio ha gli occhi chiari.
Claudio ha gli occhi chiari. Riconoscete in queste frasi qualche forma del presente del verbo avere e del presente del verbo essere? Eccole. Sono, io sono, tu sei, lui è, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. A. Io. Tu hai. Lui ha. Lei ha. Noi abbiamo. Voi avete. Loro hanno. Proviamo ora a fare qualche altro esercizio. Ecco il primo. Inserite nello spazio vuoto le forme del presente del verbo essere che mancano. Io, tu, lui, lei, noi, voi. Vediamo le soluzioni. Io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete. Ecco il secondo esercizio. Inserite nello spazio vuoto le forme del presente del verbo avere che mancano. Io, tu, noi, voi, loro. Ed ecco le soluzioni. Io, tu hai, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Rivediamo ancora una volta alcuni dei nomi delle parti del corpo che abbiamo visto. Questa volta li scriviamo, ma prima di scriverli io ve li indicherò e stavolta ve li indicherò sul mio corpo. Proviamo con il primo. Cos'è questo? Questo è un collo. Scriviamo la parola collo. Collo. Cos'è questa? Questa è una mano. Scriviamo la parola mano. Mano. Cos'è questa? Questa è una testa, è la mia testa. Scriviamo anche la parola testa. Testa. E questa? Questa è una bocca, è la mia bocca. E scriviamo perciò anche la parola bocca. Bocca. Questo? Questo è un naso. Questo è il mio naso. Scriviamo la parola naso. Naso. Proseguiamo con un'altra parte del mio corpo. Cos'è questo? Questo è un orecchio. Scriviamo la parola orecchio. Orecchio. E questo cos'è?
questo. Questo è un gomito. Scriviamo la parola gomito. Gomito. E questa o questa? Questa è una guancia, è la mia guancia. E scriviamo anche la parola guancia. Guancia. Abbiamo già indicato il gomito e ora indichiamo il braccio. Questo è il mio braccio. Scriviamo la parola braccio. Braccio. E questo cos'è? Vi ricordate? Questo è un polso. Questo è il mio polso. Polso. Rileggiamoli ancora una volta insieme. Collo. Mano, testa, bocca, naso, orecchio, gomito, guancia, braccio, polso, occhio, labbro. Vediamo ora altri tre termini che indicano parti del corpo. Li scrivo. La prima parola è fronte. La seconda parola è mento. La terza parola è sopracciglio. Sopra. Ciglio. Le conoscete queste tre parole? Rivediamole. Vedete? Fronte, mento, sopracciglio. Cos'è una fronte? Eccola, questa è la mia fronte. Cos'è un mento? Eccolo, questo è il mio mento. E cos'è un sopracciglio? Eccolo, questo è il mio sopracciglio. Abbiamo visto tre nuovi termini, tre nuove parole che indicano parti del corpo. Guardiamo ora questa immagine. Vedete? Che cos'è? Anche questo indica qualcosa che riguarda il nostro corpo. Quello che avete visto è una barba. Scriviamo anche la parola barba. Barba. Vedete? Vediamo anche questa immagine. Cosa sono questi? Li conoscete? Quelli che avete visto sono dei baffi. Scriviamo anche la parola baffi. Ecco, i baffi sono due, io non li ho. Se li avessi, sarebbero questi. Il singolare della parola baffi, che è perciò un plurale, è quindi baffo. Scriviamo anche baffo. Baffo, vedete? Baffo, quindi un baffo, dei baffi, singolare, plurale. Continuiamo ancora con qualche esercizio, con qualche esempio che fa riferimento alle parti del corpo. Noi la mano la conosciamo, l'abbiamo ricordata più volte, conosciamo anche questi elementi che compongono una mano. Ognuno di questi elementi è un dito. Scriviamo anche la parola dito.
dito. In italiano, però, un dito non è sempre un generico dito. Come in altre lingue, anche l'italiano indica ciascun dito con un nome specifico. Vediamo i cinque nomi che indicano le nostre dita. Eccoli, li vedete? Pollice, indice, medio, anulare, e mignolo. Scriviamo insieme i nomi delle cinque dita di una mano in italiano. Il primo è pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Ripetiamo l'insieme e rivediamo nel frattempo i nomi dei cinque elementi che compongono una mano in italiano, e cioè pollice, indice, medio, anulare, mignolo. Vediamo ora a quali degli elementi di una mano corrispondono i nomi che abbiamo appena visto. Questo è un pollice, questo è il mio pollice. Questo è l'indice, si chiama così perché in genere con questo dito noi indichiamo, possiamo indicare persone o possiamo indicare oggetti. Questo è il dito medio perché si trova tra, vedete, due dita da una parte e due dita dall'altra. Questo è il dito anulare, anulare perché in genere noi in questo dito mettiamo, possiamo mettere un anello e questo è il dito più piccolo, e cioè il mignolo. Ripetiamo a questo punto insieme: pollice, indice, medio, anulare e mignolo. Abbiamo rivisto ancora una volta i nomi che indicano ciascun dito in italiano. Ora facciamo un gioco. Vi faccio rivedere tutti i nomi delle parti del corpo che abbiamo imparato. Provate voi a indicare sul vostro corpo la parte corrispondente. Eccoli. Bocca, denti, dito, gamba, collo, gomito, piede, mano, orecchio, occhio, braccio, schiena, testa, pancia, ginocchio, polso, guancia, spalla. Vedete? Fronte, mento, sopracciglio. Continuate a esercitarvi sulle parti del corpo. Provate per esempio a indicare una parte del vostro corpo e a pensare al nome con il quale in italiano viene indicata.
Anche per oggi la nostra lezione si conclude qui. Mi raccomando, continuate a fare i vostri esercizi e soprattutto continuate a studiare la nostra bella lingua. Noi ci vediamo la prossima volta. A presto!